Buongiorno a tutti, in un altro video metto gli occhiali da sole perché semplicemente ho delle borse incredibili, non voglio farle vedere. Faremo un trucco, le metteremo in sicurezza la GoPro al casco con legatura particolare. Vi faccio vedere quali sono articoli indispensabili, liner restringenti, non so se metterò il link in bio, ma cazzo ce la fate a trovarle anche voi da soli. Le potete trovare alla GBC che è un negozio di elettronica, anche online, cavi del freni della bicicletta, andate al Deca. Queste qua le trovate e bisognerà stringerle con una pinza. Ecco, queste magari il link in bio ve lo metto perché sono un po' più particolari. Comunque su Amazon le trovate come fermacavo acciaio. Ecco qua iniziamo. Ecco praticamente l'attacco GoPro, il classico. Andremo a legarlo, gli attacchi del casco. Lo andremo, ecco, forse ci servirà un cacciavite o forse no, perché dovremo anche smontare questa clip. Infatti un cacciavitino ci servirà sicuramente. Anzi, bastano anche le chiavi della macchina, del tarango. Lo starò aprendo nel frattempo il tarango. No, più sempre il maestro degli accessori alternativi. Ecco qua che casca tutto. E non se ne frega un casco di merda questo qua. Vado su 24MX, non vi metto neanche il link in bio perché non mi mandano più la roba. A creare praticamente. Creeremo un'asola, facciamo la misura, ci vorrà un'asola qua, prendendo una misura, facciamo una misura, quindi nel mio caso saranno una ventina di centimetri. Ecco qua. Adesso cosa importante per non rovinare le parti del casco, dove struscia, io sinceramente andrei a mettere della guaina termorestringente a protezione. Ecco, vediamo se riesco. Se ne trovo una lunga abbastanza. C'è anche un accendino qua. Altro accessorio importante è l'accendino. A parlare. Vediamo se si accende questo accendino che sarà qua dal 1987. Il colore della guaina lo scegliete voi, più siete idonisti e amanti dell'influencing più estremo e più. Vabbè, quindi qua non andrà a rovinare, anzi, io direi partiamo da qua. Ci passa e quindi direi che è l'ideale. Andiamo a prendere due o tre di questi fermaglietti. Sicuramente andremo a fare un'asola qua. Vediamo. Allora, questa non abbiamo problemi perché tanto eccolo qua. Abbiamo messo, vediamo se funziona. Io preferisco deformarla in più punti per avere un po' più di sicurezza e preferisco usare questa tenaglia qua e non quella della Beta da fighetti da 40 euro e una parte l'abbiamo messa al suo posto. Qua ci abbiamo anche la nostra vite. Vedete, una volta che la mettiamo così, la sicurezza è fatta. Del chi? No, così non esce, bello aderente. Adesso mi spungerò il dito con questa cazzo di. Guarda qua, perfetto, preciso, ma che roba, ma che roba, figa, ma chi cazzo sono?
Che spettacolo che è, che spettacolo. Guarda. 448. Ci siamo assicurati che almeno abbiamo una garanzia in più con la nostra GoPro. Non è mai successo e mai succederà probabilmente. Però un video di 5 minuti. Pensa che lo taglieremo, poi diventerà ancora più corto. La prima volta mi ricordo di fare una cosa: dire di iscrivervi al canale Checco the Jackal, della campanella che serve per seguire o avere gli avvertimenti anche sulle premiere. Niente, trovate la pagina Instagram, Facebook e tutte quelle balle lì. Ciao, alla prossima!